Eh sì, il periodo di Natale è un periodo a Montecatini molto fruttuoso. Molte conferenze stampa riguardo questo argomento, perché quest'anno città del Natale. Buongiorno, siamo qui per presentare una delle attrazioni che fanno parte della città del Natale, che appunto è iniziata lo scorso fine settimana e proseguirà fino al 6 di gennaio. Qui siamo per presentare il mondo del giocattolo, che si svolge presso il Salone Storico delle Terme Celsio. Mi sono fatto promotore di questa città del Natale, non è solo uno slogan, ma all'interno ci sono vari professionisti, vari imprenditori che hanno scommesso su questo evento. Uno di questi è sicuramente il signor Mosi. Chiaramente noi speriamo che abbia, insieme agli altri, il successo che merita, come il successo che merita l'abbia la città che ha scommesso su questo evento. Il mondo del giocattolo è un evento, una manifestazione che si colloca a completamento di un progetto della città del Natale e in esso della Casa di Babbo Natale, che ormai è tanti anni che viene a effettuarsi, prima a Firenze e oggi è da 3 anni a Montecatini, con grandissimo successo. Perciò è un evento che parla da solo. Il mondo del giocattolo perciò è un percorso che potrà far rivivere tutto quello che è stata un po' anche l'infanzia. Ringrazio tutti, ma principalmente ringrazio i collezionisti, ringrazio la Fondazione Collodi che ha creduto e crede in questo progetto. Io sono il direttore e curatore artistico del Museo dell'Infanzia di Ancona. Abbiamo trasportato, diciamo, una gran parte dell'esposizione qua a Montecatini. Posso descrivere, volendo, due oggetti esposti alla mostra. Ad esempio ci sono i primi orsi del Novecento. E un altro oggetto molto importante esposto alla mostra è una bambola giapponese che fu episodio di scambio tra l'Italia e il Giappone, tra l'ambasciata italiana e la Croce Rossa. E al di fuori del valore che può avere l'oggetto, che sono vestiti ricamati in pura seta, chiaramente giapponese, è proprio l'importanza dello scritto e della corrispondenza che venne fatta tra i due paesi. Io faccio questi vestiti rigorosamente a mano, nessuno mi aiuta. Sono nate questi vestiti curati come se fosse un'alta moda. Cos'è che fa la differenza tra un bellissimo vestito, si vede un bel vestito, e l'alta moda? Una sola cosa, quello che noi non vediamo, quello che c'è dentro, le rifiniture. Sono pezzi unici, non ne esistono due, anche sono in vendita, non poi ne ho vendute, sono in vendita, sia singolarmente che tutto il blocco. Sì, sto proprio leggendo su questo libro Carlo Tacito Tonfoni, e questo signore qui, simpaticissimo, vicino a me. E dico simpaticissimo perché è un signore che può essere legato, anzi è legatissimo alla città Montecatini del Natale, anche perché ha scritto un bellissimo libro per i bambini, ma non solo per i bambini, che parla un po' della storia dei giochi, di come veramente i nostri nonni, gli attuali bambini, si giocavano e dovrebbero giocare. Ma questo signore ha realizzato anche un museo, ce lo dica un po' lei dove. Dunque, è un museo dove ci sono dentro 4.000 giocattoli e riguarda tutto il periodo storico che va dalla preistoria fino ai tempi nostri. Il museo è stato per parecchio tempo aperto al Castello di Lerici. E ci dica dove, perché i nostri telespettatori vogliono sapere in quale stabilimento termale si può vedere tutta questa esperienza. Questi giocattoli sono all'Excelsior e molti degli altri verranno poi posizionati probabilmente in un sito a parte, dove rimarranno in maniera definitiva. Questa è la nostra idea.
se poi andrà in porto si vedrà. E vediamo, questo è un buon auspicio. Allora, ricordiamoci di Giochi, Schiribizzi e Trastulli, Carlo Tacito, Tonfoni. Grazie. Perfetto, grazie a voi. Elga Bracali, assessore alle attività produttive del comune di Montecatini Terme. Come ti trovi in questa città del Natale che avete costruito con orgoglio, tutti insieme, commercianti, albergatori, tutte le associazioni della città? Allora, io la ritengo una riuscita bellissima. All'inizio, quando sono stata insediata come assessore alle attività produttive del Comune di Montecatini, ho detto che come prima cosa volevo che albergatori e commercianti parlassero la stessa lingua. Elga, e per quanto riguarda i giocattoli, perché questa volta siamo qui per parlare di questa mostra che è il Terme Excelsior dedicata al mondo del giocattolo. Spero veramente che tanti bambini riescano a vedere come si giocava prima, perché per loro sarebbe una fonte di una storia che loro non conoscono. È importante per i ragazzi riuscire a capire come si giocava prima per poter capire quello che loro stanno lasciando. Ti ringrazio, invitiamo tutti a seguire un po' tutti gli eventi di Montecatini per questo periodo, ma in questo caso soprattutto a questa mostra del giocattolo più o meno storico alle Terme Excelsior a Montecatini. Ma io spero che tutti vadano a vedere questa mostra del giocattolo, perché per un momento forse potremo sognare a occhi chiusi quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Grazie Elga. Prego. Daniele Narducci, quando parliamo di giocattoli, parliamo di bambini, non possiamo che pensare anche per vicinanza a Collodi. E Daniele Narducci è della Fondazione Collodi. Sì. Pinocchio alla fine ogni cosa che fa la vediamo subito, c'è subito il sintomo dell'allungamento del naso. Invece oggi siamo qui a fare questo partenariato molto bello con Montecatini, con la città di Babbo Natale, perché Pinocchio è in effetti un veicolo di valori positivi in tutto il mondo. L'iconografia di Pinocchio è stata anche il veicolo del suo successo, la capacità di tutti i bambini, i disegnatori, gli artisti di ogni paese di collocare Pinocchio nella loro tradizione. Quindi allora non resta che andare a questa mostra per vedere anche il vero Pinocchio, insomma, quello di legno vogliamo vedere. C'è anche il collegamento e tutta un sistema di benefit per venire a Collodi, al Parco di Pinocchio, al Giardino Garzoni, che con questo sistema si coniugano con Montecatini per un futuro di collaborazione sempre più stretto. Ma quando mai una conferenza stampa abbiamo Babbo Natale? Questo è un Babbo Natale che sarà presente alla mostra del giocattolo alle Terme Excelsior. Cosa porterà questo Babbo Natale ai bambini alle Terme Excelsior? Io mi auguro tanta felicità e ringrazio la famiglia che mi ha dato questa possibilità di fare Babbo Natale e di dare anche al Comune una collaborazione, una gentilezza che mi ha prestato per poter svolgere questo dono a questi bambini che hanno tanto bisogno oggi. E ringrazio soprattutto Serena, che è stata la prima bambina che mi ha regalato questo coniglietto. Siamo qui in comune, abbiamo conosciuto persone interessanti, ci sarà la casa, il museo, chiamiamolo come volete, del giocattolo, dove ci saranno delle cose bellissime dall'antichità fino al mondo d'oggi. Andiamo alle Terme Excelsior qui in Viale Verdi a Montecatini, dove ci saranno i giocattoli. Poi pensate, delle Barbie vestite da sposa con abiti fatti a mano, cioè un sacco di cose. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time. Maurizio Mosi, conosciuto un po' a tutti i nostri telespettatori come una mente esplosiva, creativa, e da Maurizio nasce l'idea quest'anno a Montecatini di creare questa mostra del giocattolo, anche perché insomma è il giornale Kids Magazine, quindi sempre legato al mondo dei bambini. L'idea della mostra del giocattolo è nata tramite il dottor Tonfoni, che prima abbiamo visto, e che mi ha affascinato. Ho realizzato questo mondo del giocattolo
sull'onda delle emozioni che tutti noi viviamo da bambini, con i giocattoli, con quello con cui io, te, abbiamo giocato, e poi per trasmettere a chi viene a Montecatini quello con cui giocavamo, per poi trasmettere ai bambini. Bene, e qui cosa vogliamo farvi? Per esempio hai una ricchissima collezione di vestiti. Ecco, lei da sola costruisce questi abiti da sposa, rigorosamente da sposa, e qui ce ne sono tantissimi per i bambini. Questa è una sfilata, è una esibizione di abiti di alta sartoria che vogliono colpire per la loro bellezza. Poi naturalmente abbiamo anche altre cose. Questa è una collezione privata di una celebre attrice di teatro che è Aveninchi, presente degli anni, della metà del Novecento, che appunto aveva questa collezione di burattini da poter divertire appunto i bimbi stessi. A proposito di burattini, spostiamoci dall'altro lato. Anche qui abbiamo un altro teatrino. Un teatro antico degli anni 20, 1920 per esattezza, e sono pezzi di, diciamo, sì, sono giocattoli d'epoca, ma sono anche pezzi di alto antiquariato. Ti dirò che io non ho il ricordo del mio cavallo a dondolo, però ricordo del mio fratello, che era più piccolo, aveva un cavallo a dondolo che già sono passati un po' di anni, ma era sintetico, con la plastica. Invece sono dei cavalli a dondolo proprio... questi hanno degli anni, eh? Quel cavallo a dondolo in fondo appartiene a prima del Novecento, una giostra con i cavalli, beh, diciamo cavalli bianchi, tutto sommato. Gli altri sono i cavallini classici, dove i bimbi appunto ci montavano sopra e si divertivano. E naturalmente ora li aspettiamo, i bambini ma anche i genitori, perché oltre che per i bambini forse questa è una cosa bella anche per andare indietro con la fantasia, con i ricordi. Riemozionarsi con i giocattoli del passato. Noi ne abbiamo tantissimi altri anche nell'altra sala, abbiamo tutta l'esposizione della Fondazione Collodi. Allora Maurizio, ti faccio i complimenti. La mostra è aperta il venerdì, il sabato, la domenica, poi dal 4 di dicembre tutti i giorni fino al 6 di gennaio. Gli orari dalle 10 alle 21. Per le scuole verrà praticamente spiegato tutto il senso di questo mondo del giocattolo, cioè proprio le guide che appunto gireranno insieme ai bambini, e ai bambini li faremo anche dei laboratori separati appunto dal mondo del giocattolo. Mi fai già venire, non sono un bambino, ma il mio spirito è tale, verrò sicuramente. Allora ti ringrazio, e appuntamento alla mostra del giocattolo all'interno tutto più vasto della città del Natale a Montecatini Terme Eccelsior, Viale Verdi, proprio il viale dove c'è il grande Teatro Verdi. Grazie a te. E grazie a te. Buon Alessandro, lavoro. Grazie. Credo di essere il presentatore, conduttore, forse anche un pochino giornalista più fortunato del mondo, perché qui alla mostra del giocattolo mi hanno lasciato a salutarvi con questo, cos'è? Un gattone, un orso, ma poi accanto c'è Pinocchio. Quindi Alessandro Martini dalle Terme Eccelsior di Montecatini, in questo mondo bellissimo dei giocattoli, insieme al mio amico, saluta, dici ciao. Vabbè, è un po' timido il ragazzo. Vi salutiamo, appuntamento alla prossima.